e benvenuti. Mi chiamo Maria Vittoria Bianco e questa sera vi farò ascoltare il secondo movimento della sonata del maggiore opera 115 di Sergei Prokofiev per violino solo, trascritta per flauto. Sergei Prokofiev nacque in Ucraina nel 1891. Venne avviato presso lo studio della musica dalla madre. Studiò al conservatorio di San Pietroburgo, proseguendo i suoi studi con fatica a causa del suo temperamento ribelle. Prokofiev si dedicò a generi musicali molto diversi, tra i quali troviamo sonate per pianoforte, melodrammi, balletti e musiche per film. Nel 1947 Prokofiev compose la sonata per violino solo, o all'unisono, opera 115 e del maggiore, che non è solo una delle poche sonate per violino non accompagnate esistenti nel repertorio russo, ma è l'unica sonata scritta per svolgere una doppia funzione sia come solista che unisono. Questa sonata è del 1947 ed è composta da tre movimenti di sapore settecentesco. Il moderato iniziale combina una figurazione che fa il verso alla musica del XVIII secolo, con un'eleganza melodica assai insinuante. Le caratteristiche della scrittura cambiano continuamente ed è avvertibile lo sforzo per realizzare un brano che possa anche essere eseguito da più violinisti. Il movimento sembra infatti avere un carattere ibrido, sostanzialmente ha una voce, in cui a tratti compaiono passi che tipicamente suonano come dissonano all'unisono. L'andante dolce ha un tema molto piacevole, a registra tutto, cantabile e sottile, e cinque variazioni di bemolle. La prima è basata su un disegno di sedicesimi, la seconda, staccato, gioca sul cambiamento metrico di note, staccato ascoltando, nei ritmi ternari di semiottavi e di sottavi. La terza variazione è un andante, il cui motivo cantabile richiede una perfetta realizzazione delle note uguali. La quarta propone un motivo quasi virtuosistico di terzine, mentre l'ultima utilizza corde doppie e si conclude su accordi di pizzicato. Buon ascolto.